L'erotismo e la seduzione sembrano parte della storia dell'uomo in ogni sua sfumatura. Ricorda infatti Baudelaire: non si è morti fin quando si desidera sedurre ed essere sedotti. E con questo interessante pensiero accolgo l'ultimo ospite di questa serata del Tomo Polveroso dedicata all'erotismo. Una voce maschile stavolta, perché donna ha poco senso, dopo tutto, senza uomo. E la voce non poteva che essere quella di Fabio Celoni, che ho invitato a tenermi compagnia ai microfoni del Tomo Polveroso in questa occasione per prestare la voce, in un certo senso, ad una donna dalla femminilità, sensualità e passione dalle tinte rosso fuoco. Sto parlando della demoniaca seduttrice di Faust, dal quale sembrerebbe, almeno in apparenza, essere stata più volte respinta e per questo bramosa di vendetta. Il nome di questa splendida donna sarà stato ormai individuato da molti tomoascoltatori con Lucifera, demone femminile di indescrivibile bellezza, leggendario personaggio del fumetto sexy horror italiano degli anni 70, appunto Lucifera, personaggio che torna a sedurre in un albo di vintage erotica a lei dedicato e scritto proprio da Fabio Celoni. Allora, buonanotte Fabio e bentornato tra le pagine del Tomo. In questo albo di vintage erotica hai portato all'inferno un po' d'amore femminile, è il caso di dirlo. Ma lascio a te la parola perché possa dar voce alla tua Lucifera. Buonanotte Apu e buonanotte a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Che dire di Lucifera? Innanzitutto che è stata la mia prima esperienza come scrittore erotico. È stato molto divertente, sicuramente. Luca Laca Montagliani, che è stato l'ideatore di questo progetto, ha voluto riportare in vita queste vecchie testate a fumetti che spopolavano negli anni 70, quando noi eravamo dei ragazzini. Io sono del 71, e quindi diciamo nel 70 e nei primi anni 80 in edicola si potevano trovare, come molti ricorderanno, riviste a fumetti realizzate per lo più sulla struttura di due vignette, dai nomi particolari: potevano essere Ulula, potevano essere Succhia, potevano essere Iacula, potevano essere Lucifera e via dicendo. Ce n'erano tutta una sequenza di queste eroine del fumetto erotico, che poi spesso sfociava anche nel porno. Quindi lui ha voluto, da amatore del genere, riportare in vita con dei mini albi, in questo progetto di vintage erotica, questi personaggi, coinvolgendo degli autori moderni, degli amici, insomma. Noi siamo colleghi, siamo ottimi amici, e quindi è stato fatto tutto con grande divertimento e apertura di cuore da parte di tutti, sia ai disegnatori che agli sceneggiatori che i copertinisti. Devo dire che sono venuti veramente degli albi molto molto belli, molto divertenti, molto curati, che consiglio comunque di andarsi a cercare sul sito di Vintage Erotica. E riguardo a Lucifera, cosa posso dire? Io me la ricordavo vagamente, mi ricordavo questo personaggio divertente, questa demonessa, diciamo così, la sposa di Satana, che si innamora di Faust. Ecco. E la cosa interessante in Lucifera, a differenza di altri suoi epigoni dell'epoca, era che era in ogni caso gettata in un contesto
pseudo-realistico, pseudo-storico, sicuramente molto divertente, molto a larghe maniche. Era un contesto vicino al Medioevo, insomma, vicino a Carlo, parlava di Carlo Magno, ai cavalieri teutonici, faceva un po' di confusione. Però questo calderone aveva un sapore quasi autentico come ambientazione, i testi erano anche ricercati, quindi non erano volgari di per sé, ma anzi erano anche molto, molto intriganti da leggere. E naturalmente, come tutti quei fumetti, aveva una forte carica ironica, oltre che di sensualità, si intende. Questa cosa me l'ha fatta scegliere, avevo avuto la possibilità di scegliere tra alcuni personaggi da raccontare, questa volta in versione di narratore. Io sono principalmente un disegnatore di fumetti, ma anche sceneggiatore, saltuariamente. E quindi ho scelto questa protagonista perché personalmente sono affascinato anche da certe tematiche esoteriche. Quindi si parlava della leggenda di Faust, di alchimia, di molti argomenti intriganti, chiaramente in un modo divertito in questo caso, quindi sorvolando su cose che in altri contesti si potrebbero approfondire meglio. C'è anche da dire che questi albi sono molto piccoli, molto con una foliazione ridotta di 16 pagine, quindi raccontare una storia in 16 pagine di due vignette per pagina diventa anche particolarmente complicato. Però ci abbiamo provato, io credo che sia venuta una cosa molto carina e divertente. L'ultimo albo della serie storica di Lucifera finiva con Faust che si gettava da una rocca di Lindos, e non si sapeva più nulla di questo immortale, ma che essendo immortale, insomma, diciamo che si potevano nutrire dei sospetti su un probabile o possibile prosieguo della situazione. Quindi ho fatto partire da lì la mia storia, più o meno 100 anni dopo, diciamo durante l'assedio di Costantinopoli, quando cristiani tentano di difendere Gerusalemme dall'assalto degli ottomani. E quindi una ricostruzione storica che parte come veritiera e poi, diciamo, sfuma nel fantastico, in quanto c'è Faust che combatte a fianco dell'orda cristiana e si rende conto che questi soldati, questi ottomani, turchi, diventano durante la battaglia, prendono l'aspetto di demoni. Si rende però conto che anche i suoi colleghi di battaglia cristiani, i turchi, i veneziani, eccetera, anche a loro succede la stessa cosa. Quindi gli stessi demoni cominciano a punzecchiarlo e a domandargli: ma tu pensi davvero che il male stia sempre da una parte sola, quella che pensi tu sia giusta? In quello mi sono un po' rifatto alla bellissima storia delle crociate di Michaud, questo storico francese fine 800, in cui appunto si narrava la vicenda della crociata, delle crociate, da diversi punti di vista, no? Dai punti di vista europei e dai punti di vista musulmani. E
Quindi da lì in poi succede che Faust viene catturato, viene trascinato all'inferno, che come succedeva per la storia delle crociate di Michaud, che era illustrata da Dore, viene ispirato un po' dalle visioni doreliane dell'inferno dantesco, e da lì in poi viene trascinato davanti al trono di Satana, complice la sua amata, odiata Lucifera. Bisogna dire che Faust nel fumetto rifiuta l'amore di Lucifera in qualche modo, e lei, per vendicarsi, gliene fa di tutti i colori. In questo caso lo trascina all'inferno. Non dico altro, perché poi altrimenti svelo tutta la storia, che già è corta di per sé. Quindi è una storia che si gioca su dei cambi di prospettiva continui, e su degli equivoci, e su molta ironia. È una storia erotica con alcune sfumature un pochino più piccanti, diciamo così, che è stato molto, molto divertente scrivere, ed è stato una goduria assoluta vedere realizzata da quel grande disegnatore che è Alex Orley, che ha fatto davvero, a mio avviso, un capolavoro, realizzando un albo estremamente curato, in bianco e nero, con delle donne di una bellezza assoluta, e ha realizzato una Lucifera che sprigiona seduzione da ogni poro e capello, e molto al di là di ogni mia curiosa aspettativa. Quindi è riuscito a cogliere lo spirito che volevo dare, lo spirito di Lucifera, che è appunto l'amante per eccellenza, l'amante di Satana, e che quindi conosce tutte le tecniche più sottili per sedurre un uomo, ma che poi anch'essa in qualche modo viene stordita dall'amore che tanto dona e tanto a volte nasconde o maschera. Quindi è interessante sempre parlare dell'amore e della seduzione, perché sono discorsi che inevitabilmente conosciamo tutti, di cui sappiamo, conosciamo le profondità, anche nascoste nelle piccole cose, nelle evidenze, in quelle che appaiono delle evidenze o delle banalità, e che invece poi possono rivelare delle profondità e delle verticalità inaspettate, sia verso l'alto che verso il basso, si intende queste verticalità. Bene, spero di non essermi dilungato troppo a parlare di questa Lucifera, e mando a tutti un caro saluto di una serena notte, e ad Apu faccio lo stesso. Ciao. Ciao Fabio, grazie per essere stato qui con noi ancora una volta. Ricambio il tuo augurio per una serena notte, e anch'io mi associo nel farlo ai nostri tomoascoltatori che hanno passato questa lunga notte insieme a noi all'insegna dell'erotismo. Erotismo che abbiamo solo iniziato a sfogliare, ma insomma molte pagine ci sono ancora da leggere e da scrivere insieme su questo argomento, e speriamo di farlo presto con amici nuovi e vecchi che ci terranno sicuramente compagnia tra le pagine del tomo. Prima di salutarvi ancora una volta, vi ricordo come sempre anche domani di non dimenticare di indossare gli occhiali da sole, affinché la luce del giorno non offuschi la vostra visione. Ed ora vi lascio ancora una volta alla quella che è stata la colonna sonora di questa interessante serata insieme.
una colonna sonora che abbiamo preso in prestito dal musical Inri 3.0, scritto da Adriano Croccolo con la collaborazione di Antonella Jeffa, che è stata la madrina in qualche modo di questa serata. Il brano si chiama Essenzia. Prima di lasciarvi a queste note, vi auguro la buonanotte, come sempre.